Vabbè, è ridicola sta intervista, dai. La prima cosa che volevo chiederti è: fatti una domanda e datti una risposta. Che domanda è? Quella. Tre cose che nessuno sa di te. Possibile, vi dico sempre tutto, cioè. Devo rispondere a questo? Aspetta però. Il nome di mia figlia forse non lo sanno ancora, che quale sarà e... Eh? No, non lo dico. Ma non lo dico neanche morto. Quanto mi paghi? Poi un'altra cosa che non si sa di me... ma sapete tutto. Vai. Chi è il miglior giocatore per te del mondo? Cristiano Ronaldo, perché lavora più degli altri. Chi è il cantante invece della squadra in generale, il migliore? Ma forse Pepe è il migliore. Lo sentivo già ai tempi del Liverpool, che cantava nello spogliatoio nelle prime ore del mattino, che arrivava sempre presto. Cosa ti piace dell'Inghilterra? Tutto. Dal clima che voi odiate al mangiare che voi odiate. Perfetto. Come hai conosciuto tua moglie? Come però? Non dove? In macchina. Ci ho provato tu, ci ho provato lei? Ci ho provato io per forza. Nella prima settimana di Liverpool. Ci siamo conosciuti in macchina, ci accompagnavano in macchina. Ma come eravate in macchina insieme? Non ci hanno capito. E nudi eravamo, come no, eravamo? Nel senso, come vi siete trovati in macchina insieme? Perché c'era comune. Sua sorella che era fidanzata al tempo con il player liaison del Liverpool e ci hanno combinato senza che noi lo sapessimo. E qual era la domanda? Il primo pranzo a casa dei suoceri, più o meno emozionato dell'esordio in Serie A? Meno. E il suocero ai tempi, cioè ai tempi, ancora vivo, scusa, ho sbagliato. Il suocero quando mi hanno invitato a casa era tifoso del Liverpool e io giocavo al Liverpool, quindi era abbastanza scontato l'esito, cioè, diciamo che era già contento fossi in casa loro. Come ti vedi da papà, che papà sarai? Giocherellone, perché alla fine ho voglia di giocare anch'io e severo ai momenti giusti e devo cercare di non farle spendere troppo a mia moglie per la figlia. La prima parola che dirà tua figlia? Mamma, dici? No. Sì, ho mamma, papà, ma in inglese. E invece chi si sveglierà la notte? Non io. La prima regola che le insegnerai? Rispetto. Hai bisogno di un babysitter, che compagno chiami? Che compagno chiamo? Babysitter, oddio. Rodriguez, perché è uno molto calmo, è uno che dorme spesso, si fa rilassa, fa stretching, quindi magari gli passa un po' di zen alla bimba. Un difetto che non vorresti dare al tuo bimbo e un tuo pregio? Difetto forse testardaggine e pregio testardaggine. Questa è filosofia sottile, non so se l'avete capito. Una cosa che nessuno sa, che non ci hai detto prima, è che ti sei appena diplomato, raccontaci. No, come... hai sbagliato, no. Vedi? Ho fatto terzo e quarto, sto studiando per la quinta di geometra. E poi dopo programmiamo per andare all'università e fare programmare il post carriera. E farai architettura, no? Sì, in teoria, è quello che vorrei fare. Con un calcio di rigore salvi il mondo. A chi lo fai tirare? A me. Faccio gol per forza. Anzi, non a che sì. Un saluto a questo punto, se chiudiamo. A chi salutiamo adesso? Un bel saluto. Dai, che devo giocare a carte.